Ciao a tutti, siamo qui ad Assen in Olanda, la cattedrale della velocità, uno dei circuiti più famosi del motorsport. Il clima oggi è abbastanza buono e voglio accompagnarvi all'interno del nostro box per mostrarvi come appunto strutturato il nostro box e chi i rappresentanti diciamo della squadra, i meccanici, i componenti, ecco, gli operativi del team Go Eleven, il team di Gianni Ramello e Luciana Fornaselli insieme al figlio di Ramello, che stanno facendo un lavoro esagerato perché da tanti anni che sono qui, stanno facendo crescere il team anno dopo anno in maniera stupenda e sono veramente io orgoglioso di essere con loro e accompagnarli in questa avventura. Questo è il nostro camion, come potete vedere, il 5 Filippotto è il nostro pilota e lo accompagno dentro, potete seguirmi. Queste sono, all'interno di queste slide qui c'è un grosso ufficio, comunque la stanza dove il pilota si cambia, dove si fanno i movimenti del team. Questa invece da di qui in poi è la parte operativa, dove abbiamo tutti ricambi, moto, attrezzature e quant'altro. Ovviamente questo viene tutto scaricato, trasportato dentro al box per il weekend di gara. All'interno di questa area qui abbiamo una vasca lavapezzi, che è dove noi laviamo tutti i pezzi, tutti i particolari. Ogni turno la moto, come sapete, si sporca e quindi c'è necessità di smontare ogni pezzo, ogni particolare della moto, pulirlo, trattarlo, ingrassarlo, eccetera. È importante, molto importante la pulizia del mezzo per mantenere alto il livello. Entriamo all'interno del box, un paio dentro. Qui troviamo la postazione gommisti, dove lavora Gianluca Torresi, che è il nostro gommista, appunto. Abbiamo un rack con tutte le ruote anteriori e posteriori, le teniamo al caldo in temperatura. Queste sono le centralline dove possiamo monitorare esattamente la temperatura di ogni gomma. Ovviamente le gomme hanno temperature diverse tra bagnato, regno, intermedie e asciutte, scusate. E quindi viene tutto settato e preparato già da due ore prima di ogni turno, due ore prima dell'ingresso in pista, diciamo così. Qui facciamo tutti i controlli per quanto riguarda il bilanciamento delle gomme, e questa è una cassettiera adibita esclusivamente per le gomme. Abbiamo un'area comunque anche per le sospensioni, piccolina, ma è sufficiente per il pilota, dove possiamo fare i nostri cambi molla, fare i nostri lavori sulle sospensioni, misurazione del mono, eccetera. E qua invece abbiamo la benzina, dove noi facciamo rifornimento. Questo è per gioco chiamato biberon, che è quello che poi mette la benzina e poi la travasiamo dentro al serbatoio durante i turni. E qui teniamo un motore di scorta nel retrobox sempre pronto, e la seconda moto sempre pronta. Andando dentro al box abbiamo l'area veramente quella operativa, che è quella dove viene anche inquadrato, dove si vede cosa succede. Da questa parte c'è la postazione del pilota, del nostro pilota Harry Potter, dove lui si prepara e rimane durante il turno anche per confrontarsi con i suoi tecnici. È una postazione dove può tenere il suo casco, i suoi guanti, tutte le cose che gli servono, no? Il saponetto di scorta, le bevande energetiche e quant'altro. Al suo fianco ovviamente ci sono Francesco Reale, che è il nostro capo tecnico, e insieme a Fabio Pasqualini, che è l'elettronico. È un lavoro molto importante di loro, ovviamente, perché sono coloro che dirigono la parte tecnica e i lavori della squadra e tutti i meccanici, e danno la linea guida, diciamo, per quanto riguarda le scelte tecniche e strategiche. Ovviamente il lavoro di elettronico è un lavoro molto particolare, perché va ad affinare, no? Un po' tutto quello che è il controllo di trazione, il controllo del freno motore, il controllo di impennata, il controllo di stabilità, insieme alla power delivery, cioè la distribuzione della potenza del motore. Quando uno apre il gas, viene distribuita e scaricata per la potenza del motore, e con le potenze che abbiamo oggi è un lavoro, potete capire, tanto importante, perché siamo tanti cavalli, oltre 250 cavalli su una moto da 168 kg. Il rapporto peso potenza è un rapporto importante, quindi la parte elettronica e la gestione elettronica appunto è importantissima.
e tutto viene coordinato appunto da Francesco, che è il capo a dirigere la squadra, meccanici, operativo sulla moto, chi usa le mani per lavorare sulla moto, quindi fare le varie modifiche, dare, preparare tutto. Abbiamo Daniele Caffaro, il nostro capo meccanico, una persona molto importante, una delle persone più importanti all'interno del box, e sono felice di avere uno come Daniele, perché lavora davvero in maniera impeccabile, ci tiene davvero a quello che fa e non gli sfugge mai niente, non gli sfugge mai niente sulla moto. Il vero capo meccanico non deve sfuggire niente sulla moto, non deve sfuggire l'operato del suo meccanico, perché è lui che dà la direzione e la linea guida a tutta la squadra, tutti i meccanici che poi lavorano operativamente sulla moto. Insieme a lui c'è Mirko Cheli. Mirko Cheli, lui fa il meccanico e il sospensionista, quindi ci segue la parte sospensione e ci fa da meccanico sulla moto. Ad aiutarlo come parte meccanica sulla moto c'è un altro ragazzo che è con noi da diversi anni, è cresciuto con noi, sto migliorando anche un anno, lui è arrivato a Amadori e è di Cesena, quindi è un mio compaesano, ecco, e lui lo aiuta sulla parte meccanica, sulla moto fa meccanico. E oltre a quello fa anche la tabella, cioè quando il pilota passa sul pugno è quello che gli dà le segnalazioni al pilota di quanti giri mancano, il tempo, la posizione, queste cose qui, sia durante la gara che durante le prove. Quindi doppio ruolo per lui, doppio ruolo anche per Mirko, perché Mirko, oltre a fare sospensionista e il meccanico, è quello che ci guida anche il camion. E quindi lui che ci porta in giro un po' quella struttura che abbiamo visto all'inizio, no? Il camion. E questa è la nostra parte tecnica. Penso di averli elencati un po' tutti. È una bella squadra, una squadra dove ci sta molto bene insieme. Per me è importantissimo il clima, che sia un bel clima, un bellissimo clima di lavoro, e noi ce l'abbiamo, quindi un obiettivo conquistato. Parte mia, e poi niente, ci sono io che faccio un po' il team manager di questa squadra. E mi sono dimenticato una persona che è appunto quella che ci sta filmando in questo momento, che è Yuri, e lui è il nostro videomaker, quello che ci compone un po' tutte le video, foto e gestisce i discorsi media, eccetera. E stiamo lavorando bene con lui, quello che le riprese, le immagini, le foto, eccetera, che vedete, sono anche grazie a lui. Questo è tutto, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!